I miei appartengono al vecchio mondo. Sono di Brooklyn, che è il cuore del vecchio mondo. Sono persone pratiche e stabili che restano contrarie al divorzio. I loro valori sono Dio e la moquette. Quando ho detto alla mamma che divorziavo, ha lasciato il pollo che stavo cuocendo, si è alzata ed è entrata in cucina. Lì ha aperto lo sportello del forno e ci si è chiusa dentro. Un giorno li chiamai al telefono e venne informato che papà era stato rimpiazzato tecnologicamente e quindi licenziato. L'avevano sostituito con un aggeggio minuscolo che faceva tutto ciò che faceva papà, solo molto meglio. La cosa deprimente era che la mamma era uscita di corsa a comprarsene uno. Essere nati in una famiglia ebrea, che cosa vuol dire? Quale impronta vuol dire? Che vuole? Era il risultato del mio ambiente. Io sono cresciuto in una sacra comunità ebraica, non ortodossa, ma eravamo religiosi, ovviamente. Ho dovuto andare alla scuola ebraica per 8 anni e ho imparato a leggere e scrivere l'ebraico. La famiglia era prevalentemente ebrea e si può capire, è comprensibile, poiché ognuno dove vivevo era ebreo, ognuno lì nel quartiere era ebreo, c'era solo qualcuno forse che non lo era. Non ho avuto contatti da bambino con altra gente, le dico, nessun contatto diretto con l'antisemitismo o con fatti o persone che non fossero ebree. Un uomo si mise in viaggio alla volta di Kelm per chiedere consiglio al rabbino Ben Kaddish, il più santo dei rabbini del IX secolo e forse il più grande ficcanaso dell'era medioevale. «Rabbino», chiese l'uomo, «come posso trovare la pace?» L'Hasid lo scrutò e rispose: «Svelto, guarda dietro di te». L'uomo si girò e il rabbino Ben Kaddish lo colpì sulla nuca con un candelabro. «Questo ti ha dato pace abbastanza?» Il rabbino Raditz di Polonia era un uomo molto piccolo con una lunga barba che si diceva avesse ispirato col suo umorismo parecchie persecuzioni contro gli ebrei. Uno dei suoi discepoli gli chiese: «Chi preferiva il Dio, Mosè o Abramo?» «Abramo», disse lo Zaddik. «Ma Mosè guidò gli ebrei alla terra promessa», disse il discepolo. «Va bene, allora era Mosè», rispose lo Zaddik. «Ho capito, rabbino. Era una domanda stupida. Non solo la domanda, ma tu sei stupido. E se non togli il tuo piede dal mio, ti scomunico».